Vi devo dire la verità, non volevo fare questo video per non dare soddisfazione a tutti coloro che gli sto sulle palle, perché sai come godranno questa cosa. Però ho detto, ma sì, ma facciamolo, sapete che io sono rompicoglioni di natura, no? Ho detto, se a sti sporelli gli levamo pure sti giochetti, ma io non sono il tipo che vada a levare le caramelle ai bambini. E facciamoli divertire un po', dai, facciamoli godere, facciamogli vedere che tutto quello che ti augurano poi accade. Guardate, guardate. Sentite che casino, sentite sta caciara. Sapete che bordino? Che me sto andando a fare un weekendino. Me ne vado su vicino da Frosinone, vicino Cassino. Non so, ci sono mai stato. Al lago Selva. E famo sti 170 km. Sperando che siamo un po' più freschi, quindi passiamo il weekend un po' al fresco. Tanto avanti è nato Simone, bella zì, e poi vediamo che combiniamo, va, qualcosa se inventeremo. Ciao ragazzi, allora come vedete non sono al lago con Simone, ma sto sotto casa per un problema. Ieri strada facendo, ovvero sull'autostrada, più o meno avevo fatto 100, 120 km, 110, 120 km. A un certo punto ho cominciato a sentire una puzza di bruciato, pensando che fosse una cosa esterna. Lì per lì un attimo non ci abbiamo dato peso a nessuno, anche perché passando sull'autostrada spesso arrivavano vampate di concime, perché c'erano campi concimati, quindi stabbio, rumore di fumo dove facevano le braci. E poco prima, una mezz'oretta prima, anche avevo visto volare un aereo, quelli che spengono il fuoco, insomma, che prendono l'acqua e spengono il fuoco. Quindi lì per lì ho pensato, dico, magari ci fosse un incendio da qualche parte. Dopo qualche secondo invece la puzza cominciava a diventare più intensa e la cabina e la cellula ha cominciato a riempirsi di fumo e c'era un incendio all'interno del campo. Per fortuna c'era 200-300 metri dopo una piazzola, perché sull'autostrada in effetti sono anche abbastanza ravvicinate l'una all'altra, quindi mi sono fermato subito alla piazzola, ho fatto subito scendere la famiglia, l'ho mandata lontano dal camper per vedere quello che era successo. Non vi dico il fumo che dovevo fare dentro e fuori per spengere e comunque cercare di capire quello che era successo. Nonostante avessi aperto finestre, vetri, turbovente, però il fumo era tanto, perché sapete il materiale quello isolante, la stoffa, quando cominciano a prendere fuoco fanno tanto fumo. Poi dentro un abitacolo piccolo come un camper fa presto a saturarsi. Per fortuna sono riuscito a prendere la cosa in tempo e ho spento e tolto tutto ciò che era bracetta, quello che era rimasto diciamo acceso, che ardeva, l'ho gettato fuori, poi ci ho buttato dell'acqua in modo l'ho spento e ho tolto tutto. E adesso vi faccio vedere dove è successo questo, cioè il punto esatto dove stava prendendo a fuoco, e vediamo un attimo di capire quale sia stata la causa, anche perché in realtà
ancora non sono riuscito a capirlo. Un po' perché ieri sera era notte comunque, perché era intorno alle 20:30, una cosa del genere, quindi era buio. Un po' perché non la paura di per sé, ma già io mi vedevo senza camper, lo dico subito, già mi vedevo senza camper, perché un camper quando ti affoga un attimo non lo reggi più. E quindi vediamo un attimino di capire meglio cosa sia successo. Allora ragazzi, come vedete, la parte interessata è questa, ovvero dietro il sedile, dietro il sedile guida. È la parte in basso, ma probabilmente, come sto deducendo e come avevo già dedotto ieri, è una questione, una causa esterna, perché qua sotto non ci passano né fili né tubi, niente di niente di niente. Quello che voi vedete adesso là nero, questa parte qua, non è altro che il fascione di plastica esterno. Vedete la foglia come si muove? Quello è il vento, perché da là sotto si arriva all'asfalto, quindi non c'è chiusura, c'è solo il pavimento. Quindi la cosa che a me mi è venuta da pensare che un qualcosa di acceso come una sigaretta, un piccione, non lo so, che ho trovato sopra l'autostrada, sicuramente sia salita per effetto del vento sotto e abbia cominciato a bruciare dall'interno tutto il materiale isolante, perché mo adesso voi vedete così, ma in realtà qui sopra c'era un ulteriore pannello di legno, come vedete questo qua era bianco così, c'era questo che io ho tolto, ma era integro, non era bruciato, quindi le fiamme proprio dall'interno del rivestimento, proprio dell'isolamento hanno cominciato. Infatti, quello che ha creato tanto fumo è stata questa moquette vecchia, vedete qua la parte bruciacchiata, e se io ve la rimetto a posto noterete che proprio da qua è partito il tutto, da questa parte qua e anche un pochino più sotto. Quindi sicuramente è dovuto a una causa esterna. Quindi ragazzi, ora bisognerà verificare il tutto, nel senso che devo togliere questa parte di pavimento e vedere se questi fili che io adesso ho trovato infilando la mano possano essere stati causa di un qualche incendio, ma non credo, perché li vedo sani a questo punto, anche perché lo stanno infilati molto sotto rispetto a dove ha preso, diciamo, l'incendio. Non ci sono, ci sono cavi, ma sono, ripeto, tutti integri. E bisogna vedere un attimino, togliendo questa parte di pavimento, dove vanno a finire e di cosa sono. E lì sapremo bene la causa dell'evento. Quindi se scongiurare il pericolo impianto elettrico o se addebitarlo, addebitarlo non si dice, vabbè, se metterlo comunque come causa esterna. I fili mi sembrano buoni. Che la paura più grande non è stata solo quella di rimanere senza camper, ma perché io da questa parte qui, più o meno a 50 centimetri, forse anche meno, sotto dall'esterno, c'ho il bombolone del gas che è pieno. Quindi potevate immaginare, se le fiamme fossero state più grandi, più alte, il pericolo non indifferente. Quindi ragazzi, niente, il problema è questo. Adesso cercherò di dare una pulita alla meno peggio e poi, come mi è possibile, cercherò di sistemare e riparare la cosa. Anche perché adesso non ci stanno soldi, non c'ho una lira e quindi vedremo più in là di riparare, anche perché a questo punto sfrutto per cambiare anche il pavimento.
pavimento, visto che qua un pezzo l'ho tolto, tanto questo lo devo già sostituire perché là è rovinato. Quindi di sostituire il pavimento, cambiare questa parte di legno, cioè questo è il parquet, lo sostituire questa parte di legno, il parquet. Questa parte era già sistemata, ma solo il rivestimento, diciamo, finale, e ripristinerò anche questo di rivestimento esterno finale, perché anche questo era già come si dice, attaccato dalla vecchia infiltrazione. Infatti vedete le macchie, però siccome non dava problemi, ho detto vabbè, per un momento lo lascio, poi quando sarà cambierò tutto il pannello, questo qua della finestra, perché l'infiltrazione è quello che avevo dalla mansarda, quando ho preso il camper, che poi ho rifatto la mansarda. E vediamo un attimino. Diciamo che mi aspetterà un bel lavoro non indifferente, però almeno di tutto quello che devo fare, la parte alle mie spalle sarà finita. Poi rimane qui la parte dell'armadio, che come sapete, quando mi si è rotto il tubo dell'acqua, ricordate, quello là sopra dove è il rotolone, c'è tutta la parte dell'infiltrazione anche là. Però qui diventa più complesso perché c'è la stufa truma, c'è tutto l'impianto della centralina, quindi è un lavoro un po' più complesso che sicuramente da solo non potrei fare. Comunque serve un qualcuno che ne capisce di elettricità, non come ne capisco io, che a due fili ci arrivo, al terzo mi sono picciato. Però insomma, vediamo un attimino. Piano piano, Roma non si è fatta con giorno solo, insomma, mattone su mattone. Piano piano sistemeremo il tutto. Per il momento vi ringrazio, ci vediamo prossimamente. Adesso mi sono portato l'aiuti che dobbiamo pulire, Ciao a tutti. e ci mettiamo all'opera, almeno fino al prossimo weekend, che avverrà solo ed esclusivamente dopo aver fatto le verifiche se è sicuro andare in giro così oppure no. Ciao ragazzi, a presto.